Poco fa Friedman diceva: siamo davanti ad una guerra di invasione spinta da motivazioni imperialiste. Noi che siamo i baluardi della libertà e delle democrazie dobbiamo non solo opporci ma saper anche rinunciare a qualche punto di PIL pur di non consentire questo disegno imperiale. Vedi Francesco, Friedman ha utilizzato proprio i termini precisi che sono stati usati negli anni passati per giustificare gli interventi nel Medio Oriente da parte degli americani, seguendo una cattiva interpretazione della teoria dello scontro di civiltà. Quindi siamo esattamente in quel campo lì, no? Dobbiamo andare a distruggere il leader cattivo, il male assoluto. Scusami, Hitler. Un chiarimento, scusi l'intrusione. Quando si parla di guerra di civiltà, io penso a Samuel Huntington, e lui usava quel termine per contrastare il mondo musulmano e il mondo occidentale. Qui il fatto che c'è un autocrata, un dittatore, non tanti, perché lasciamo stare Cina e gli altri dittatori, c'è Putin che fa una guerra in Europa, quello è il punto per me. Io non lo chiamerei una guerra di civiltà, tanto un'invasione di Ucraina da un, da un dittatore. Deve opporre. Chiaro. Borgonovo. È questa retorica, cioè, a parte che Huntington faceva un'analisi, non invitava a fare guerra a tutti, ma allora se vale questa interpretazione vale tanto quella contraria di Dugin, per cui questo è uno scontro di civiltà fra l'Occidente globalista e liberale e la tradizione della Russia, no? Il punto è centrale, quando Friedman dice noi, ma noi chi? Perché gli Stati Uniti, che hanno un'indipendenza energetica, che da anni cercano di spingerci a utilizzare il gas liquefatto ottenuto tramite il fracking, insomma, già dai tempi di Obama, ci spingono a separarci dalla Russia, non da oggi, dal punto di vista energetico, loro sono indipendenti energeticamente, loro hanno tutto da guadagnare in questa guerra e già ci stanno guadagnando perché hanno messo in difficoltà l'Europa, la Germania, l'Italia, hanno ovviamente spinto Putin da un altro lato del mondo. Poi però noi siamo in mezzo, cioè noi ci dimentichiamo che Putin in questi giorni ha siglato nuovi contratti con il Pakistan, ha siglato nuovi contratti con l'India, c'è un'intera, guardate il voto all'ONU, c'è un intero mondo che non sta dalla parte di questo fantomatico noi, e invece sta dall'altra parte. Qui si sta tentando di ridisegnare l'assetto globale in blocchi, cioè il bene da una parte e il male dall'altra, e in mezzo c'è l'Europa, che è un grosso problema. Sembra che lei fa una difesa di Putin. No, io guardi, faccio una difesa dei nostri interessi nazionali, perché patriottismo, se va bene per gli ucraini, va bene anche per noi. E allora io mi dico, prima di dire, uno, mandiamo armi all'Ucraina per far morire altre persone, e due, prima di parlare di no-fly zone o di aumento del conflitto, cosa a cui sono molto contrari anche tanti analisti americani di orientamento conservatore repubblicano, forse dovremmo domandarci, ma noi esattamente cosa stiamo facendo? Cioè qual è il nostro obiettivo? Perché l'unica cosa che abbiamo ottenuto finora è... Lo chiedo a Darditti, così, perché poi dobbiamo chiudere questo... Permettimi una cosa. Prego, alla Reperditti. Borgonovo, come sentirebbe se i russi bombardassero la Teatro della Scala e gli altri paesi rifiutano di dare armi all'Italia? E come si sentirebbe se gli sparassero gli ucraini, come è successo a Donetsk, dei missili su una fermata del bus? Questa è la guerra, Friedman. Okay. Infatti io vorrei che la guerra cessasse, però quando, ogni volta che si cerca un accordo russa. Io sento il presidente Biden o altri guerrafondai, e forse... Okay. E non vorrei annoverarla tra questi, ma forse è così, dire no, Putin è il male assoluto, avanti tutta. E beh, qui stiamo andando verso uno scenario che le posizioni siano le più polarizzate possibile. Roberto Arditti, stiamo alla questione di fondo di Francesco Borgonovo, non stiamo